situazione ovviamente è drammatica come per tutte le imprese turistiche in giro per il mondo. Noi in Italia abbiamo 386.000 imprese turistiche, siamo il primo paese in Europa per imprese turistiche. Come dicevi tu, 13% del PIL, 4 milioni di occupati, 232 miliardi di euro di fatturato diretto e indiretto, quindi è siamo la prima industria del paese. Devo dire che se c'è uno, e devo dire uno solo, un aspetto positivo che questa crisi ha finalmente portato consapevolezza anche nel decisore politico di quanto valga oggi questo settore nel nostro paese, ma come in Francia, in Spagna, in Grecia. Perché questa è effettivamente l'industria del XXI secolo, come hanno scritto vari giornalisti e vari scrittori. E ovviamente era un settore che cresceva a ritmi sostenutissimi ormai da quasi 25 anni, senza mai una battuta d'arresto, nemmeno durante l'attentato alle Torri Gemelle, nei mesi successivi c'era stata una situazione di questo tipo. Considerate che da settembre del 2011. Nel 2001, scusate, il turismo si fermò per qualche giorno, ma già dopo 2 mesi eravamo a tassi di crescita del 5%. Questa volta è diverso. Ci troviamo di fronte a una situazione che colpisce al cuore la motivazione del viaggio. E quindi non solo non si può partire, ma c'è anche paura di partire. Questi due elementi, diciamo, uniti insieme rendono il futuro molto incerto. Vi posso dire che quello a cui assisteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è un ritorno a un tipo di vacanza molto tradizionale, come si faceva negli anni 50. Sarà una vacanza fatta con l'automobile, in famiglia, e saranno vacanze brevi. Non immaginiamo, per tutta una serie di Certo. motivi, anche legati al fatto che molti lavoratori hanno bruciato le ferie in questo periodo, perché le aziende, pur di non licenziare o mettere in cassa integrazione, hanno fatto usufruire delle ferie. C'è anche un tema economico che è pesantissimo, quindi non c'è disponibilità per fare viaggi. E poi c'è anche un problema di offerta, e lì è il punto dolente. Noi abbiamo una capacità di offerta enorme, considerate che ogni anno in Italia i pernottamenti erano 480 milioni. Certo. Significa che, e di questi la metà erano turisti stranieri. Adesso questi turisti stranieri quest'estate non ce li avremo, quindi partiamo già con questo meno 50%, ma le imprese turistiche hanno due problemi. Ci saranno quelle che non aprono direttamente perché non riescono a stare sul mercato, i costi sono troppo elevati, perché tutti i processi, le procedure di sanificazione, di distanziamento sociale richiedono investimenti. E dall'altro lato chi apre dovrà lavorare al 30% della propria capacità, perché dovrà garantire il distanziamento sociale. Quindi il ristorante con 100 tavoli ne può apparecchiare 30-40, lo stabilimento balneare la stessa cosa, un albergo che ha tutte le sale comuni, non può vendere 100 camere se poi non può garantire i servizi, diciamo, negli spazi. Certo. È così per tutte le imprese. Allora, anche lì l'imprenditore si dovrà fare il conto. Io apro, lavoro al 30%. Di questo 30% che mi viene, sicuramente dovrò anche ragionare su un tema tariffario, perché, come vi dicevo, la capacità di spesa sarà ridotta, quindi non tutti ce la faranno. Quindi il quadro è drammatico. Noi attendiamo nelle prossime 72 ore il decreto aprile-maggio, vediamo come lo chiameranno. Credo che si chiamerà decreto rinascita, se non ho capito male. Al cui interno, e uso un condizionalissimo, dovrebbe esserci un capitolo dedicato alle misure di sostegno per il turismo. Carlo, che è collegato, con il quale abbiamo lavorato benissimo in questo periodo, sa bene cosa abbiamo chiesto. Non c'è tanto da girarci attorno. A noi non servono proroghe, o sospensioni temporanee delle tasse, perché chi non incassa ora non può pagare le tasse nemmeno fra 2 mesi. Certo. Qua servono interventi molto, molto specifici, soprattutto finanziamenti a fondo perduto.